Noi abbiamo una forte rimozione del XX secolo, lo abbiamo archiviato così come fosse una sorta di scatola di errori e orrori, e invece noi siamo tutti belli e puliti. Mentre io credo che per capire bene il 2021 bisognerebbe riflettere molto sul 1914. Cioè sui primi 10, 15, 20 anni del XX secolo, perché in quel momento, a mio parere, ora non posso naturalmente dilungarmi, ma in quel momento, secondo me, già entra in una profonda crisi la liberaldemocrazia. E non è un caso che, diciamo, quelli che noi oggi chiamiamo totalitarismi abbiano avuto un enorme successo, perché se no non lo capiamo, non capiamo perché. Sia il fascismo che il comunismo abbiano convinto migliaia di menti elevate, non soltanto, poi a parte gli esiti ovviamente catastrofici che abbiamo visto lungo i decenni con i fascismi diciamo, delle leggi razziali, della seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera. Però se noi vogliamo capire il XX secolo, lo dobbiamo capire come un luogo nel quale la liberaldemocrazia, un tipo di antropologia individualista, materialista, che già c'era, viene contestato ab origine già in quel momento, in nome di un nuovo uomo, ecco, un nuovo uomo che sia più comunitario, d'altra parte comunismo ha nel nome la coinonia, cioè uno dei valori fondamentali del regno, e gran parte della schematica simbolica del comunismo è messianica, c'è poco da fare, c'è il popolo che, diciamo, redentore, c'è la casta sacerdotale che è il partito, come giustamente illustrava Rizzo, che ha il compito del sacerdozio, cioè quindi dell'avanguardia operaia, della coscienza rivoluzionaria, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, se noi non capiamo tutto questo, non capiamo nemmeno perché poi questi progetti sono talvolta catastroficamente falliti e perché alla fine del XX secolo ci ritroviamo con un liberismo ancora peggiore di quello che c'era alla fine del XIX secolo. Perché nel 1915, come dice Salvatorelli, in Italia nessun intellettuale, nemmeno Benedetto Croce, avrebbe messo una lira sul futuro della democrazia rappresentativa liberale. Quindi, se noi non capiamo tutto questo, non capiamo nemmeno dove ci troviamo e come possiamo uscirne, perché è vero, a mio parere, anche che noi dobbiamo pensare nei termini rinnovati, cioè rigenerati alla luce del XX secolo, proprio di una nuova umanità, di una nuova antropologia che si deve confrontare con una nuova antropologia disumanizzante che il sistema totalitario neocapitalista sta già operando, la sta già realizzando questa nuova antropologia. Cioè i big data, gli infovidui sono già progettati e già in atto. Cioè, se noi studiamo gli studi più avanzati in quel settore, come dicevo prima, della neuropolitica, del neuromarketing, guardate che queste cose sono già in atto. E infatti poi dopo lo vediamo, no, con questa uniformità preoccupante dei popoli che oggi sono tutti per Draghi, ci dicono, no? La maggioranza, cioè da un giorno all'altro, come un miracolo, cambiano opinione, gli stessi che fino a ieri, no, con la Lega o col Movimento 5 Stelle, erano contro l'euro, contro l'oligarchia, contro il dio denaro. Ecco, tutti quanti per Draghi, insomma, ma sono scemi o sono rincretiniti da un progetto molto, molto capillare? Questi lavorano bene. Allora, che cosa dobbiamo fare? Purtroppo dobbiamo impostare un cammino lungo, quindi non ci dobbiamo fare illusioni, secondo me. E questo cammino, ovviamente qui in due parole, secondo me deve lavorare su tre livelli contemporaneamente. Cioè dobbiamo lavorare su un livello personale, cioè dobbiamo capire che questa nuova umanità, come è stato detto, parte anche da una liberazione interiore quotidiana, cioè io devo mantenere una lucidità quotidiana per contrastare questo Matrix, per rendermi conto che sono dentro Matrix, se no dove trovo la forza, la lucidità mentale, i nervi d'acciaio, come dice Bauman? Ci vogliono i nervi d'acciaio, ma chi te li dà? Chi te li dà?
Io non conosco un altro metodo che quello anche proprio di un esercizio specifico della mente. Poi ci vuole un livello culturale, quindi io sono perfettamente d'accordo. Dobbiamo, come facciamo molti di noi, ma in modo sempre più possibilmente coordinato, aggregato, creare dei poli informativi, dei poli formativi anche culturalmente, che diano voce a tantissimi intellettuali che ci sono. Anche economisti che non sono Cottarelli e i soliti che ci fanno vedere sempre, no? Come una sorta di incubo. Poveraccio, io lo dico anche per Cottarelli, no? Penso che alla fine sia o il virologo Galli, ma non si è stancato. Cioè, io ho fatto 30-40 presenze in televisioni, mi dovevo prendere l'antiemetico, mi veniva da vomitare, stavo male, basta. Basta, creiamo altri luoghi, quindi un livello culturale che dovrebbe anche rompere il monopolio della RAI, perché è uno scandalo. La RAI è uno scandalo. È uno scandalo della democrazia. Io ho lavorato 13 anni in RAI, la conosco molto bene da dentro. La RAI si chiama ancora servizio pubblico, lo paghiamo ancora noi. E abbiamo visto questo nuovo consiglio d'amministrazione quasi peggio di quello di prima. E meno male che Foa aveva scritto gli stregoni dell'informazione. Io gliel'ho detto in una sessione pubblica delle parole rivoluzionarie proprio sulla RAI, dove c'era Foa, Fico e Salini. E io ho letto in pubblico un pezzo del suo libro. E lui un altro po' mi diceva: Oh, ma che mi vuoi rovinare? È il suo libro, capite? Quindi la RAI, l'informazione e poi, come si diceva, un'aggregazione politica. Ora Rizzo ovviamente è chiaro che propone il suo modello, io credo che quel modello ci possa insegnare molto, ma oggi non sia sufficiente. Cioè io credo che diciamo, la filosofia retrostante, pur assumendo tutto quello che di positivo c'è da prendere, deve fare uno scatto proprio nella riflessione sulla natura dell'io umano, della soggettività umana, cosa che era stata incominciata a fare, ora non posso entrare in termini diciamo, filosofici, però diciamo, nel dialogo non manifesto tra Gramsci e Gentile, una riflessione sulla soggettività, proprio su chi è l'io umano, chi siamo noi. C'era, quindi si possono riprendere anche tematiche filosofiche per rilanciare una progettazione politica con un'antropologia del XXI secolo, che metta insieme l'interiorità, che non è intimismo, ma è la natura misteriosa dello spirito. Il concetto di spirito non è un concetto confessionale, il concetto di spirito, appunto, negli anni 10-20 del XX secolo era comune a filoni culturali molto diversi. Ecco, quindi c'è tanto lavoro, però credo che in questa fase, per quanto riguarda noi, dobbiamo, credo, potenziare molto il livello comunicativo, intanto. Cioè un'aggregazione, un minimo comune denominatore anche di correnti diverse, che però abbiano insieme la percezione di questo pericolo totalitario dell'informazione che è centrale, perché noi rischiamo veramente alla fine di essere completamente emarginati da una corrente mainstream totalitaria e assoluta che ha tutti gli strumenti e magari domani, come dicevi tu, anche quelli del web. Perché se passiamo adesso alla fase ulteriore in cui anche in rete possono incominciare a nascere forme di censura o di persecuzione, allora lì le cose potrebbero veramente diventare preoccupanti, perché come diceva Rizzo, che tweet censuri il Presidente degli Stati Uniti a prescindere da ogni valutazione, dovrebbe essere una cosa molto preoccupante.